partecipazione in massa degli studenti porta a stabilire una serie di regole del gioco e del comportamento. Il dottor Thomas Arnolds, preside della Rugby School, dichiara che il calcio incoraggia la lealtà e il sacrificio individuale nel nome del gioco di squadra. Nel 1823 uno studente della scuola, William Webb Ellis, è il protagonista di un avvenimento importante nella storia del football. Andiamo, andiamo. Ellis e il suo gruppo perdevano sistematicamente tutte le partite. Se anche quel giorno non avessero vinto, sarebbero stati ancora una volta oggetto di scherno dell'intera scuola. Tutti sapevano che erano stati sfidati. Non hai paura di noi? Cominciamo! William e i suoi compagni cercano di impedire il gol avversario. Il gioco confuso ha creato una mischia. Gli avversari sono più forti e riescono a varcare la linea di porta. L'espressione sul volto di William rispecchia la sua delusione. Ogni volta che giocano contro di loro è un autentico calvario. Stanno per essere battuti e non hanno segnato un solo gol. E il punteggio è niente in confronto agli sfottò che subiranno dagli avversari. Le regole sono semplici. La palla va sempre calciata e lo scopo è di piazzarla fra i due pali della porta avversaria. Può essere presa con le mani solo per fermarla, ma poi va immediatamente calciata. Il numero di giocatori per squadra non è importante. Per fermare gli avversari è permesso spingerli, ma non trattenerli. È anche consentito sgambettare e dare calci, purché siano sotto il ginocchio. È noto come gioco del dribbling. I primi pali erano a circa un metro di distanza l'uno dall'altro e si sono gradualmente allontanati fino alla misura odierna. Le linee non erano segnate e quindi non esistevano fuori gioco. L'unico riferimento erano le porte, sistemate a una distanza fra i 100 e i 150 metri. La disperazione di William ha raggiunto il limite. Insieme ai suoi compagni cerca furiosamente di fermare l'avanzata dei rivali. I giocatori cadono uno sopra l'altro e William non esita. Accecato dalla rabbia, afferra la palla tra le mani e corre verso la porta avversaria. Nessuno, neanche lo stesso William Webb Ellis, era cosciente del significato della sua azione. La notizia si sparge in un baleno attraverso tutta la contea. Ignorando le regole, aveva segnato un gol illegale correndo con la palla tra le mani. La Rugby School adotta subito questo metodo di gioco e crea delle nuove regole.